Era vuoto l'ordigno ritrovato in un campo alla periferia di Fano, fatte subito rientrare in casa le 11 famiglie evacuate per le operazioni di bonifica. Da venerdì entra in vigore il Green Pass, per chi non ce l'avrà sarà proibito andare al bar o al ristorante, al chiuso, così come in palestra e musei. Penso che sia una cosa un po' troppo avventata, non è studiata bene, secondo me. Arrestato dalla squadra mobile di Pesaro un giovane straniero che nascondeva in casa la marijuana dentro barattoli per poi spacciarli. Serata movimentata sul lungomare di Fano, dove poco prima della mezzanotte qualcuno si è messo a sparare fuochi pirotecnici dalla terrazza di un albergo in disuso. Nella spiaggia libera di Sassonia, a Fano arriva la passerella speciale per disabili. Consentirà di andare in acqua con facilità e senza barriere. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla notizia sul canale 17 di Fano TV. Dunque sono rientrate tutte quante le 11 famiglie fatte evacuare questa mattina alle 9 per la rimozione di un ordigno bellico. Si trattava semplicemente di una granata d'artiglieria inglese di 88 mm, ma era semplicemente vuoto, quindi tutto si è svolto in poco tempo e senza problemi. Il racconto nel servizio di Angelica Panzieri con le immagini di Filippo Pucci. Sono le 10:30 del mattino, siamo a Magliano nelle campagne fanesi, qui alle mie spalle come potete vedere c'è l'ordigno bellico che è stato ritrovato ieri, sono appena arrivati i carabinieri con il sindaco Massimo Seri, polizia locale, Croce Rossa e militari dell'esercito che rimuoveranno la bomba. Una granata d'artiglieria inglese fumogena di 88 mm, a ritrovarla era stato un contadino il 22 luglio scorso, mentre stava lavorando sul campo agricolo di quella zona, ma si trattava semplicemente di un ordigno vuoto che aveva già svolto la sua funzione. Nella mattinata di oggi, una volta disposta la chiusura del traffico delle strade di località Magliano, Ferretto, Via Patuccia e San Cesareo, nonché l'evacuazione degli 11 cittadini interessati dall'area di rischio, i militari del reggimento Genio Ferrovieri dell'esercito italiano, supportati dai carabinieri della stazione di Fano, Croce Rossa e Polizia Locale, hanno provveduto al prelievo e rimozione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Beh, sono state operazioni semplici perché effettivamente, come era nelle previsioni, non era un ordigno di quelli pericolosi, ma dopo il sopralluogo degli artificieri si è verificato che in realtà si trattava di una granata inglese che aveva già esaurito il suo compito in quanto era fumogena e quindi l'ordigno era vuoto, per cui è stato semplicemente prelevato e l'operazione si è conclusa così, con questa semplice operazione. Noi eravamo pronti, avevamo allertato tutte le misure di sicurezza per poter svolgere al meglio l'intervento, anche perché possiamo dire che siamo quasi abituati, nel senso questi episodi si verificano spesso nella nostra realtà, però in questo caso veramente era una piccola cosa che si è risolta in brevissimo tempo nel migliore dei modi. Non si sono registrati particolari disagi per la chiusura del traffico sul posto, anche i volontari della Protezione Civile di Fano. Da venerdì in tutta Italia entrerà in vigore l'obbligo del Green Pass. Sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare nei luoghi al chiuso come bar, ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti, anche in zona bianca. Abbiamo chiesto ai cittadini fanesi, agli ospiti, che cosa ne pensano a proposito di questo provvedimento emanato dal governo. Sinceramente penso che sia una cosa un po' troppo avventata, non è studiata bene, secondo me, non lo so. Poi lo mettono nel bar e ristoranti al chiuso, ma non all'aperto. Esatto, poi in questo periodo proprio del clou del lavoro, non lo so, guardi, non so cosa dire, mi sembra che sia un po' esagerato, ecco. Una cosa è certa, chi non ha il Green Pass da venerdì 6 agosto dovrà fare a meno di molte cose. Il decreto legge del 23 luglio scorso, emanato dal governo Draghi, prevede l'obbligo della certificazione verde, anche in zona bianca, per accedere a bar e ristoranti al chiuso. Non dovrà essere mostrato invece se si consuma all'aperto, ma anche per entrare al cinema, in piscina, palestra, nei centri termali e per partecipare a spettacoli e concerti. E ancora per entrare allo stadio, nei palazzetti sportivi e per accedere a convegni e congressi.
è la linea assunta dal governo per contrastare il diffondersi del virus. E non è tutto, perché Draghi si è convinto che la certificazione verde serva anche a scuola e dovrà essere esibita anche da professori e docenti universitari. Per ora gli studenti restano esclusi. A stabilirlo sarà un nuovo decreto del governo che arriverà in Consiglio dei Ministri domani, giovedì 5 agosto. Il lasciapassare sarà necessario da settembre anche per treni, navi, aerei e traghetti, ovvero i trasporti a lunga percorrenza. La certificazione verde verrà rilasciata in forma digitale o cartacea a chi ha fatto almeno una dose di vaccino, ha ottenuto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti oppure guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi. Sarà richiesto anche per i viaggi all'estero, ma sul tema i cittadini sembrano essere ancora molto confusi. Io sono assolutamente favorevole, avrei preferito insomma più tempo per l'organizzazione delle persone che comunque si occupano della gestione di ristoranti, eventi, bar, eccetera, per organizzarsi bene e dare loro la possibilità di vaccinarsi prima. Invece i tempi d'attesa sono lunghi. Organizzazione molto poco chiara, però assolutamente necessario. Per esempio, per i ristoranti sarà valido al chiuso e non all'aperto. Secondo lei questo è giusto? Diciamo, mi sembra il giusto compromesso. Sono sicuramente d'accordo. L'unico problema è che ci sono dei ritardi per prenotare i vaccini, soprattutto noi giovani. Cioè, mi sono sentita dire, ok, 21 anni, allora aspetti la fine di agosto. Obiettivamente, com'è possibile mettere insomma, d'accordo sia il fatto che fra 2 giorni sarà obbligatorio con il fatto che poi bisogna aspettare 15 giorni dal giorno della prima dose? Questa differenziazione fra il chiuso e l'aperto può anche essere corretta. Il problema è che cioè, alcuni eventi sì, altri no, cioè i ristoranti no, gli eventi sì. Io sto organizzando con altre 2 ragazze un evento a Fano che si terrà proprio il 6, quindi siamo state un po' sfortunate e ci siamo trovate a dover gestire tutte le prenotazioni con i Green Pass, a mettere dei tamponi gratuiti all'esterno del luogo. Se vado in un locale ci vado lo stesso, anche se so che uno non c'ha il Green Pass, basta che c'è il distanziamento, queste cose qui. Adesso che sia obbligatorio forse viene vista come una cosa opprimente, però se può essere un aiuto in più per tutti per superare un po' questo momento, facciamo un sacrificio in più. Secondo me la cosa più critica è la gestione, poi per quel che riguarda sia giusto o non è giusto, secondo me tutti hanno ragione del contrario di tutto, perché al momento in cui tu una cosa non me la rendi, non me la fai obbligatoria, ma me la rendi obbligatoria, cade un po' tutta la discriminazione, tutti i concetti, tutte le cose primarie. Vorrei capire come fanno a sapere chi ce l'ha e chi non ce l'ha all'interno di una struttura all'aperto. Poi tra l'altra cosa mi chiedo, ma se io volessi fare dell'asporto, riesco comunque a farlo se non ho il Green Pass? Lei dice c'è stata un po' di confusione. Beh, molta confusione. Gli agenti della mobile della Questura di Pesaro ieri hanno arrestato un giovane straniero, da anni residente in città, che nascondeva nella sua abitazione barattoli con dentro della marijuana. Nella mattinata di ieri è finito in manette un giovane straniero residente nel centro storico di Pesaro, nella cui abitazione sono stati trovati alcuni barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 40 grammi, materiale che il giovane utilizzava per l'attività di spaccio, rinvenuto anche un bilancino e diversi sacchetti che servivano a contenere i quantitativi acquistati dai clienti. Le operazioni sono state condotte dagli investigatori della sezione antidroga della Questura di Pesaro. In particolare, all'interno di un mobile della sala del giovane è stata trovata anche una busta contenente la cosiddetta ecstasy, nonché 9 pasticche, di cui 8 di colore giallo ed una verde, ancora frazionabili in pasticche di minori dimensioni. In alcune di queste era impresso il logo Rolls Royce. A convalidare l'arresto per il giovane in questione questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro e non accenna a diminuire il consumo di estasi tra i giovani. Anche nella serata di venerdì scorso gli agenti della mobile della Questura di Pesaro hanno perquisito a Talacchio di Vallefoglia un giovane originario del nord Italia trovato in possesso di alcune pasticche di estasi, in quel caso di colore viola. Le stesse sono state poi sequestrate dagli agenti.
Serata movimentata ieri nel lungomare di Fano, poco prima della mezzanotte due mezzi dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme propagatesi sopra il tetto dell'ex hotel Roma, in disuso da anni nel cuore di Sassonia. Ad innescarle i fuochi d'artificio non autorizzati che il titolare di una birreria della zona ha fatto esplodere, pare per festeggiare un evento importante. Diverse le famiglie che si sono svegliate di soprassalto e preoccupate dopo aver sentito queste forti esplosioni. Sul posto è giunta la Polizia di Stato che ha sequestrato i fuochi e tanti curiosi che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo. Spente le fiamme sono seguiti poi gli interrogatori prima sul posto e poi in commissariato, sia per il titolare del locale sia per il proprietario dell'hotel, ormai, come abbiamo detto, chiuso da diverso tempo, dal quale però sono stati sparati i fuochi pirotecnici. E per questi video, come sempre, anche le fotografie, ringraziamo tutti i nostri reporter di strada, anzi invitiamo i nostri telespettatori che ancora non l'avessero fatto ad iscriversi a questo nostro gruppo ufficiale su Facebook, un gruppo che appunto si chiama Reporter di Strada ed è gestito dalla redazione di Occhio alla Notizia. E questa mattina intorno alle 8.30 nella rotatoria di via Moriconi in zona Rosciano a Fano, un'autovettura A3 Audi A3 guidata da un uomo fanese di 63 anni si è scontrata con uno scooter Kymco alla cui guida c'era una donna di 45 anni residente a Fano. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Dai primi rilievi di legge però effettuati dalla Polizia Municipale pare che l'Audi non abbia dato la precedenza al motorino che stava già transitando all'interno della rotatoria. La conducente dello scooter ha riportato lesioni ed è stata portata via in ambulanza, ma non è in prognosi riservata. E adesso l'aggiornamento sul Covid. Aumentano i positivi, aumentano quelli al coronavirus. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 211, ieri erano 125, il tasso di positività è all'11,1%, in netta crescita rispetto al 7,3% delle scorse 24 ore. In testa per numero di contagi c'è la provincia di Macerata con 68 nuovi casi, mentre la provincia di Pesaurbino conta 26 positivi. Nella giornata di oggi c'è una nuova vittima, si tratta di un 71enne di Gradara, in provincia di Pesaurbino, con patologie pregresse. Prosegue la campagna vaccinale itinerante attraverso i camper messi a disposizione dall'azienda sanitaria ASUR in tutta la regione, al fine di agevolare l'accesso alla somministrazione del vaccino anche per gli abitanti che non riescono a raggiungere facilmente i siti già istituiti, i cosiddetti hub vaccinali. Oggi l'Area Vasta 1 ha comunicato le date delle prossime tappe nella provincia di Pesaurbino. Allora, vediamolo insieme. Il 5 di agosto il camper sarà a Montecopiolo, il 6 a Montegrimano, il 9 a Tavoleto, l'11 a Mercatino Conca, il 13 agosto a Sassofeltrio, il 16 agosto a Carpegna e il 18 di agosto a Frontino. Per quanto riguarda gli orari, il punto vaccinale sarà aperto dalle 9 alle 12. Saranno effettuate le prime somministrazioni con il vaccino Pfizer, Moderna e Johnson, secondo le indicazioni ministeriali, per età e dopo un'attenta valutazione del medico vaccinatore. L'iniziativa prevede poi successive tappe con altre date nei comuni del distretto di Fano e di Pesaro che saranno rese note non appena verranno programmate. Sono in arrivo nuove risorse per i porti marchigiani e abruzzesi. Dei 156 milioni di euro destinati all'autorità portuale del mare Adriatico centrale, 92 milioni saranno impiegati per i lavori sui porti marchigiani. Abbiamo sentito l'assessore Francesco Baldelli. In una lunga serie di trattativi ed accordi che abbiamo realizzato con il Ministero delle Infrastrutture abbiamo ottenuto 8 volte i fondi che ci erano stati lasciati in eredità. Quindi oltre 150 milioni di euro e per la prima volta destiniamo 11,5 milioni di euro al porto di Pesaro che fa parte dell'autorità di sistema portuale. Sostanzialmente per i dragaggi, perché andiamo a realizzare la tanto attesa vasca o cassa
di colmata che serve per lo smaltimento delle sabbie di tipo C, delle sabbie inquinate dalle attività del porto che potranno così essere smaltite e risolvere il problema del porto di Pesaro, che è un porto di autorità di sistema portuale delle Marche, ma io dico anche degli altri porti regionali della nostra comunità, tra cui in provincia di Pesaro quello di Fano. Ricordiamo che ad esempio il porto di Fano ha ricevuto nel recente passato e dovranno essere impiegati nei prossimi mesi 500.000 euro dalla Regione Marche per il mantenimento del porto e per i dragaggi. Noi intendiamo continuare a finanziare questi porti che rappresentano anch'essi uno strumento per moltiplicare lo sviluppo economico e turistico dei nostri territori, e Fano e Pesaro sono due porti strategici per la Regione Marche. È chiaro che va risolto il problema delle sabbie, degli insabbiamenti, questi porti vanno ripuliti e oggi poniamo il presupposto per una tranquillità di gestione dei porti da qui ai prossimi 10-15 anni. Restiamo in zona, nella spiaggia di Sassonia, perché una nuova passerella speciale per semplificare l'entrata in acqua delle persone con disabilità motorie è stata posizionata proprio in spiaggia. Il servizio di Simona Zonghetti. Garantito l'accesso alla spiaggia libera di Sassonia, è stata inaugurata la nuova passerella speciale per semplificare le entrate in acqua delle persone con disabilità motoria. Assessore, che lavori sono stati eseguiti? È stata fatta una riqualificazione della spiaggia, della passerella già esistente dallo scorso anno che aveva realizzato l'assessore Tonelli. Abbiamo riqualificato quelle che sono le parti ammalorate del calcestruzzo e quindi livellata la densità, ma anche resa uniforme. È stata stesa quindi poi la passerella mobile donata dalle associazioni e anche dai Panthers. Si conclude così quello che è un lavoro importante di un progetto che è il mare per tutti. La nuova pavimentazione, ha precisato l'assessore, è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto Olivetti del Polo 3. Le cose fatte insieme, ha detto, sono sempre le più belle. Ringrazio per questa bellissima occasione che mi è stata data dal mio istituto e non solo. E, infatti, come si può notare, ho creato questi loghi per personalizzare quest'area. L'azione messa in campo dal comune, ha commentato invece Francesca Busca, presidente dell'associazione Genitori e Figli per l'Inclusione, è la riconoscenza di un'alta espressione civica. L'idea, ha ricordato, era nata a seguito della richiesta avanzata dal signor Ranaldi. Quali associazioni appunto di tutela per i disabili, quindi la GFI, la PM e i Panthers, che si sono dimostrati attenti a questo tipo di bisogno, siamo riusciti ad acquistare questa passerella mobile che è stata stesa, e questo è l'inizio, diciamo, di un percorso che sicuramente apporrà delle migliorie, ma che contestualmente che oggi ha permesso appunto di accedere alla spiaggia libera in modo facilitato. Il ciclismo pesarese è in lutto per la scomparsa di Enzo Canuti, già presidente della società ciclistica pesarese per oltre un quindicennio, a partire dal 1998. Enzo Canuti, quasi 69enne e residente a Bottega di Vallefoglia, se n'è andato lunedì 2 agosto a causa di un malore improvviso. Lascia la figlia Anna Maria e il figlio Federico, già corridore professionista per diverse stagioni, fino al 2017, con partecipazioni al Giro d'Italia e al Tour de France. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo. Domani mattina invece alle 7 torna la rassegna stampa con Occhio ai giornali. Arrivederci.